E si attivano i neuroni specchio che faranno sbadigliare anche voi a casa. Spaceback. Scialotto. Riverenza a tutta la valle spaziale. Voglio di fare questo video con Nicolas protagonista, non ne ho proprio voglia. Neanch'io. Perfetto. Chi ce l'ha fatto fare? Noi conosciamo tutto di Vic e quello che non sappiamo non lo vogliamo conoscere. Quindi è un po' quell'ignoto che ti fa spavento. Sapete anche secondo me perché? Perché siamo partiti con Frank in questa serie di video dedicati a ognuno di noi, che abbiamo già toccato la vetta più alta che potevamo toccare. E ora con Nick puoi solo scendere. Con chiunque di noi. Abbiamo già giocato il jolly. Voi sì che sapete mettermi al vostro agio. Dai, un po' di verbo, dai ragazzi. Dai, voi sì che sapete come intrattenere un ospite e tenerlo tranquillo. Protagonista. Partiamo subito con la prima domanda. Sì, tonno, tu ce l'hai, lo so che ce l'hai. Allora, Bic, io sai che faccio sempre quella domanda per rompere il ghiaccio, che non è né troppo impegnativa né troppo facile. Perché alle riprese di Space Valley vieni sempre, costantemente, con la camicia. Oggi non ce l'hai, non so perché, perché mi hai fregato. Ma di solito dovete sapere che Bic si presenta sempre con la camicia, come se fosse un imprenditore, come se avesse i soldi. È una cosa che è comoda da mettere. No, comoda no, non è comoda la camicia. Io ho delle camicie che sono comode. Poi cioè le camicie le trovi anche a 15 euro, cioè non è che devi così spendere così tanto, chissà quanto. Però prendi? Vabbè, aspetta, ma è un oggetto da come si dice? Un capo d'abbigliamento. Un capo d'abbigliamento. No, è un capo d'abbigliamento che mi trovo bene, perché hai le maniche lunghe, però, ma puoi anche acconciarle, ma hai il taschino dove ci puoi mettere dentro le cose. Però passa molta meno aria in una camicia. È molto più aperta in realtà, perché puoi sbottonarla un attimo. Ma quello che mi sono sempre chiesto, con la camicia tu vuoi dimostrare qualcosa a noi? No, io cioè vuoi dimostrare no, il cash? No, io anzi sono camicie che ti dico che prendo a poco, che mi piacciono come abbigliamento, me le trovo comode e basta. Però cioè, non voglio assolutamente. È il discorso che facevamo l'altro giorno a telecamere spente. Se tu ti metti la camicia, automaticamente agli occhi delle persone diventi una persona che fattura tanto. Secondo me voi avete dei problemi con le camicie, perché è una cosa normale mettersi una camicia e basta. Non so, ci penserò su. Io ho un'altra domanda. Perché vieni sempre alle riprese di Space Valley almeno 30 minuti in ritardo? Oh! Che cosa succede? Almeno 15. Pesante. Almeno 30. Che allora cosa succede in quel lasso di tempo? Specifichiamo che Nick non è che abita proprio lontano. No, allora abita ieri, a 5 aspetta, minuti. Ieri quanto hai fatto di ritardo? No, ieri è successo un bordello. Due ore. Un'ora. Un bordello. Un'ora. Bordello è stato che ho aperto gli occhi. Cacchio, sono le 10. Devo andare a 9:30. Porca vacca. Ma non c'è il bordello. Questo non mi succedeva da una vita. E ieri bordello, ragazzi. Sono malissimo. Ma cosa? Ma avevi la sveglia? Sì. Allora, ma come il bordello? Io ho problemi. No, poi oltre il danno c'è pure la bene dormo. Sì, perché mentre arrivava ha detto mi sono dimenticato la telecamera, è tornato indietro. Sì, ero quasi arrivato. Ho scritto sono quasi lì e sei arrivato tipo 20 minuti dopo comunque. Ma scusa, andare alle riprese senza la telecamera è un po' come Vettel che si voi, sveglia e va a fare un giro in pista senza il casco. Ma non allora, di lo casa. So. Ma dove sono le domande personali qua? Dove sono le domande profonde? Ma già sono queste, che ma cazzo succede alla mezz'ora, a tutti i giorni? Cioè la mia testa funziona male la mattina. No, cioè, Nick, ma che cazzo? Ma io voglio le domande di Frank. Ma Nick, questo è tutto quello che ci ha fatto accumulare nel tempo che sta venendo fuori ora. Ma adesso aspetta, ha detto voglio una domanda da Frank. Allora, vai, attenta, attenzione. Vai Frank. Andiamo molto sul personale. Allora, ci sono diverse posizioni nella società su come pulirsi le orecchie. Tu sei uno da cotton fioc, da spray, da non faccio niente, spray, da DT, mignolino. Deluso Frank, è deluso. Ottima domanda, perché ti dico, il cotton fioc dà una sensazione bellissima. Ma malissimo. Però dicono che faccia male. Anche perché puoi toccarti il cervello. Sì, tutti. Ma cosa stai dicendo? Infatti a me mi fa un po' paura il cotton fioc. Quindi io mi lavo sempre le orecchie sotto la doccia. No ragazzi, non sto scherzando. Guarda che puoi toccarti la materia. Me le sciacquo. Ma ascoltiamo Nicolas, ragazzi, state zitti. Allora è il mio salotto, ok? Zitti. Bravo, imponiti Nick. È mio questo salotto. Me le pulisco sotto la doccia, me le sciacquo, tolgo il cerume, tolgo lo sporco e non ho problemi di pulizia alle orecchie. Che sono sempre pulite perché mi faccio la doccia tutti i giorni. Bisogna dire che Nick è uno dei più profumati nella valle spaziale. Sì. Anche questa cosa è molto semplice, basta lavarsi tutti i giorni, mettersi l'odorante e la camicia e cambiarsi le mutande tutti i giorni, soprattutto. Ma usi il borotalco, è vero? No, non lo uso il borotalco. Ho fatto il titolo, raga, Nicolas non usa il borotalco. È un plays.
management. Esatto. Perché è una marca Borotalco. Eh sì. Vabbè, Nicolas, cosa ti chiediamo? Toccherebbe a te, Dario. Io ce l'ho una domanda profonda, però se vuoi vai te. Mettiamoci d'accordo, vogliamo fare delle domande scomode e scavare per bene, oppure vogliamo fare i finti buoni? Dobbiamo fare il titolo del salotto. Allora, okay, il titolo di salotto è: Nicolas, quanto sei alto? Appunto, no, per questo volevo farti una domanda legata all'altezza, perché la tua altezza è sempre stata un po' un tabù all'interno di Space Valley, nel senso che quando ti abbiamo conosciuto non sapevamo se scherzarci, non sapeva la gente a casa se scherzarci o meno, se ti facesse male. La cosa che ti chiedo è diverso, è diverso. Aspetta, la cosa che ti chiedo è: come vivi questa cosa dell'altezza, e se puoi dare un consiglio alla gente che ti segue da casa, che magari si ritrova nella tua stessa situazione, nel senso che magari non sono degli stangoni alti 2 metri, che non c'è nulla di male, ci puoi dare un consiglio per affrontare questo, che non è un problema, ma è una condizione 12. Fisica. Se posso dire, è anche un argomento sotto gli occhi di tutti. Io ti dico, questa è bellissima. Intanto è partita diversamente, perché io comunque non ho mai avuto grossi problemi con la mia altezza, nel senso, sono consapevole di essere una persona bassa e non mi è mai pesato più tanto, nel senso, sì, ci faccio caso, me ne rendo conto, magari do peso anche, cioè guardo, una cosa che guardo è l'altezza degli altri, mi rapporto con gli altri, però cioè finisce lì, mi sono fatto una ragione, non è che è un problema grosso per me. E poi se posso dirti, sei molto proporzionato, che di solito nelle persone basse penso, si vede una sproporzione. Io penso di avere il busto un po' piccolo. Mi reputo una persona col busto piccolo e le gambe un pochino più lunghe. Guarda, però se mi smentisci va bene. No, in realtà la cosa è partita dal contrario. Io meglio di sé, comunque. Non ho mai avuto problemi nel farmi prendere in giro per la mia altezza. Okay. Infatti tutto è partito anche con i blog di Nelson, con l'inizio di Space Valley, che mi prendevate in giro per la mia altezza e ve lo lasciavo fare. Poi dopo un po' la cosa è iniziata a diventare pesante, perché la gente continuava soltanto a dirmi: ah, un po' basso, ah, è quello, e allora a un certo punto ho detto: beh, sentite, avete rotto le balle, perché ci sta a far la gag. Dopo un po' mi fa ridere anche a me, rido con voi. Però mi dà fastidio quando una persona che non mi conosce mi dice delle cose del genere senza alcun rispetto, e non ci sta. Cioè, un conto è aver scatenato tutto quel vlog. Però se posso dirti la mia, occhio, perché peggio dire non ditelo nelle dinamiche che si creano online è invitare a dirlo. È vero, è diverso. per questo mi collego a Dario. Proprio voi che siete a casa, non fate le pecore, nel senso, non è che se noi scherziamo in una certa maniera con Bic voi potete farlo in generale. Voi potete farlo come se lo conoscete. Cioè, non è la vero, conoscete è la vero persona, che noi ci esponiamo comunque essendo davanti a una telecamera. Certo. Deve esserci anche. Però questo è un argomento molto interessante. Però se Frank mi dice sotto gli occhi di tutti, a me non mi pesa. Cioè, nel senso, conosco Frank, mi fa ridere anche a me la cosa, perché comunque appunto non ho problemi con la mia altezza. Cioè, sì. Ma più che altro, Nicolas, hai risaputo che quando un attore è scarso deve portare le sue sfighe davanti al pubblico. Dai, sono un po' migliorato. Ma Frank oggi cattivi, si è armato e ha detto: vado contro Mick. Però il fatto è che quando lo fa una persona che non conosco mi dà fastidio, perché dico: oh, chi sei tu per dirmi queste cose? Però scusa, appunto per quello, come disse Natatangelo, se la persona è zero, l'offesa è nulla, ti dicono: ah, sei basso, frega, cioè sono loro. Però stiamo dando comunque troppo peso a tutta questa cosa, che in realtà che non c'era. Esatto, non c'è da dargli peso. Andiamo avanti, cambiamo completamente argomento. Io mi chiedo, vai, ti conosco ormai da qualche anno e non ho ancora ben capito. Qualche anno? Ci conosciamo da quando avevamo tipo 15 anni. Qualche anno? Ci conosciamo da quando avevamo tipo 15 anni. Ci conosciamo da quando avevamo tipo 15 anni. È la tua ambizione nella vita? Che cosa vuoi fare? Perché tu sei qui con noi a Space Valley, però hai la passione alla fotografia, tu l'ingegneria, ma volevi fare l'orologiaio. Quindi c'è qualcosa che non torna. Sembra un po' la vero. E ti metti la camicia, un retroscena di Nick che è sempre al telefono, sempre a parlare. Però di qui lo senti che fa tagliatelle, sempre. No, ravioli, sempre. Vai con i ravioli, ragù, certo. Ha un cazzo di ristorante Nicolas, secondo me. Allora, è una domanda un po' complicata, perché sì, ho sempre avuto varie passioni. Comunque io collegherei la fotografia con Space Valley, perché alla fine comunque l'ambito fotografia, video è una delle mie passioni che ho sempre avuto. L'ho sempre tenuta come una passione, l'ho sempre, fino a comunque prima di Space Valley, l'ho sempre tenuta come una passione che non pensavo potesse realizzarsi. Un piccolo hobby. No, non pensavo non potesse diventare un lavoro vero. Dai, bro. Pensavo fosse troppo difficile comunque diventare un fotografo professionista, un videomaker, roba del genere. Anche ha detto un piccolo hobbit e mi sono... Ma non ha detto hobbit! Che palle però! Ma io non l'ho detto! Io non li faccio più discorsi con voi! Era bella. Io ho visto Tom che
accennate una risata. Quindi ci dicevi, Nicolas, che hai la passione per la fotografia. E pensavo comunque rimanesse soltanto una passione, qualcosa così. Quindi ho deciso di fare all'università ingegneria informatica, perché mi sembra piaciuta l'informatica. E quindi ho pensato, vabbè, faccio quello che comunque sicuramente mi impara a lavorare, ma è comunque qualcosa che mi piace. Però allo stesso tempo ho iniziato a fare Space Valley, distaccandomi dall'università, facendo anche un'altra cosa che poi sta diventando sempre più importante, sempre più una cosa seria. E quindi sono un po' con due piedi in una scarpa, che faccio più cose. E questa cosa non ti preoccupa un po'? Cioè, con i due piedi in una scarpa? Nì, nel senso, l'università comunque gli do una priorità ormai secondaria, nel senso c'è Space Valley che prende tanto tempo. Però la vuoi finire? Mi piacerebbe finirla, ma allo stesso tempo capisco che ci sono delle cose importanti qua che, se vanno bene, poi a quel punto vedrò come quindi alla fine hai deciso di portarla in contemporanea. E il mio obiettivo è quello di finire l'università, vedendo se ce la faccio nel 2000 e poi mai. E in tutto questo la trattoria come si inserisce? La trattoria non lo so. Fai fatica a gestire? Ogni tanto sì, arrivano troppe chiamate, devo un attimo disdire qualche tavolo, però invece sì, seriamente gli orologi invece accantonati. No, l'orologeria è un'altra mia grande passione che ho. Mi piacciono un sacco gli orologi, mi piacciono tantissimo gli orologi, movimenti interni, ciappini vari. E io ogni anno faccio richiesta a questa, perché io il primo anno di università ero un po' in crisi, perché c'erano tutti quegli esami iniziali di analisi 1, 2 che mi fa schifo, la matematica, e dovevo passare per forza. E vabbè, informato, ma veramente. L'unica cosa che mi sento che potrebbe essere l'altra soluzione nella vita è fare orologi. E fare orologi. L'unica cosa per cui mollerei l'università e direi farei altro. O quelli a polso. Quelli da polso. Ragazzi, ma parliamo di figa. E quindi io ogni anno faccio richiesta a questa scuola di orologeria che si chiama Alfred Hellwig, in tipo una cittadina sperduta vicino a in Germania, a Glashütte. Sì, a Glashütte. Infatti mi volevo collegare. E ogni anno puntualmente mi bocciano e mi dicono no, tu non puoi venire. Io però ogni anno ci riprovo, dico ehi, mi prendete. Collegare a... Ormai ci ho preso gusto. Quante ragazze hai avuto? Quando hai dato? Oh, bravo Dario in casa. La prima volta quando è stata la prima. Quello che si stanno chiedendo a casa, la gente sta guardando il salotto e vuole sapere questo. Ma non è vero, guarda che sì, vuole sapere questo. Allora, no, ci sono belli. Rispondi a questa domanda. No, non più di tanto. Prima volta di Nicola. Comunque no, io vorrei dire che quello è giusto, perché Frank ha risposto soltanto a quante ragazze ha baciato. E già me ne sono pentito. Quindi io mi esporrò solamente tanto quanto Frank. Ma cosa vuol dire? Vabbè, facciamo una domanda soft. Cosa ti attira maggiormente in una ragazza? Anche perché poi questo è un annuncio pubblico a tutte le Space Valline che ti seguono. E ricordiamo che le Space Valline sono di parte Nicola. Perché Nicola non si fa problemi se gli scrivete su Instagram. Lui sei amatissimo tu. Parliamo da un punto di vista fisico. Tutte e due. Cosa ti attira più in una ragazza? Beh, in una ragazza comunque guardo ovviamente il viso, guardo la prima faccia. Prima di tutto. Generico, sì. Nicola. No, se una ragazza. Secondo me il viso di una ragazza è molto importante. Cioè, io guardo il naso. Io non ho una particolare preferenza per il naso. Cioè, basta che abbia un viso. Ma noi vogliamo sapere i dettagli. Delle cose spottanti. Sì, guardo anche le tette, ovviamente. Però guardo anche il viso. Cioè, ci sono. Ma ci saranno dei tratti distintivi che dici lei è la signora Bic? No. Vedi, è per questo che a pensarci. Nicolas, dobbiamo fare un titolo a questo salotto. È per quello. Un segreto, qualcosa. Provocazione, non lo so, dai. Il tuo più grande segreto. Bionda morta. Ma allora, ma che cavolo? Fatemi rispondere alla domanda. Non ho finito. Aspetta, fisico ve l'ho detto. Mi piace un bel viso. Ovviamente guarda anche le tette. Certo, Nicolas, guarda le tette. La mia. Mi piacciono tutti i tipi di tette. Cosa? Tutti i tipi di belle tette. Non è un riferimento alla grandezza delle tette. Mi piacciono tette piccole, tette grandi, tette medie. Cioè, anche se sono solo due capezzoli gomma. No, devono essere belle. SML. Però per me molte tette possono essere belle. Indipendentemente dalla loro grandezza. Cambiamo argomento. Un'altra cosa importantissima è questo che vuole la spagandia. No, è la sincerità. È passata da mi piacciono tutte le tette. Mi costringete. Sincero, perché sei sincero. No, io penso che la sincerità sia una cosa fondamentale. Perché non potrei mai stare con una persona con cui non sono sicuro. Cui non ti sicuro fidi. Della. Lo sai, vero, che il primo commento della sincerità sarà di quello che da parte dell'utente tettona sincera. Ma lui dice queste cose delle tette di che mi piacciono tutte le tette, così da allargare il raggio delle foto che gli arriveranno su Instagram. Mi piacciono le tette sincere. No, ma dai, a Nicolas
piacciono le tette sincere. Poi parla di sincerità e ha appena velato questa cosa. Non avevo capito. Cioè, l'hai fatto sotto i baffi. Da questo momento non farò più discorsi seri. Fatti un'autocritica e un'autovalutazione. Il tuo più grande pregio e il tuo più grande difetto. E la chiudiamo così. Così. Ma che schifo. Sì, fa un po' schifo. Che domande di merda. Abbiamo anche già fatte in un altro video. Ma ci sarà una cosa che dici è un mio difetto, lo voglio cambiare. Dici un mio pregio, lo voglio. Ma che schifo, torno. No, vabbè, allora di quello. Dimmi qual è il pregio difetto di Nicola. Ma secondo me o secondo lui? No, il pregio difetto di Nicolas è secondo te? Secondo me? Beh, è sempre in ritardo, è un grande difetto. E il pregio? Pregio è che è molto dolce. Una allora, persona molto solare. Dai, qual è la dai tua... no, ma si dice delle persone morte solare. Con l'ossessione. La tua ossessione più grande. Va bene, grazie per aver guardato questo video. Nel trovare l'amore vero. Sì. No. Nel trovare, sì, nel trovare un'altra persona. Hai paura di non trovarla? No, non è che ho paura di non trovarla. Voglio trovarla e è sempre stata una mia cosa a cui quando l'ho trovata mi sono sempre, ho sempre dato molta importanza. È una mia fissa nella vita, cioè è una cosa a cui... risvolto. Quindi l'hai trovata, cioè sei stato innamorato? Sì. Beh, direi che una chiusura più intima di questa. Non musichetta dolce? Famiglia? Assolutamente sì. È vero, cioè, che tu vuoi diventare la mia, il mio obiettivo nella vita comunque è lavorare, fare qualcosa che mi piace, che mi possa permettere di essere indipendente e di creare una famiglia. E non è scontato, di creare una famiglia. Non è assolutamente scontato. E di diventare nonno. E poi diventare nonno. Però che cavolo, se vi dico in un salotto vorrei diventare nonno, voglio anche diventare papà. Voi avete presupposto che io volessi solo diventare nonno. Non è vero, volevo diventare credo sia conseguenziale. Gente che mi scriveva: oh, ma anch'io voglio solo diventare nonno, solo diventare nonna. Però scusa, vabbè, idealmente può essere. No, aspetta, Nick, perché papà non è che basta fare il figlio per essere papà, devi comportarti in un certo modo. Vero. Magari tu vuoi sfornare due figli, non guardarli per tanti. No, voglio anche dei figli. Però quello invece mi piacerebbe molto. Però sei nonno acquisito. Voi cosa ne pensate riguardo i nonni acquisiti? Scrivetecelo qui sotto nei commenti. Soprattutto se avete altre domande per il nostro buon Nicolas, fate. Lui risponderà sulle storie Instagram di Valle Spaziale. Ai primi tre commenti con più mi piace. Quindi commentate. Commentate. Arriverenze. 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 Quindi insomma Nicolas risponderà a Space Valley, a Rande Valley esatto. E Nelson o Dario probabilmente. Perché? Quelli che i primi tre commenti nei video. Era uno scherzo di nuovo ancora, basta. Beh, Nicolas sono già arrivate le